Terra amara, trame turche, Sevda consiglia ad Emir di lasciare definitivamente Zuleyha. Nelle prossime puntate di Terra amara, in onda come sempre su Canale 5, la fuga di Yilmaz e Zuleyha non andrà in porto. Entrambi penseranno che sia stata un caro a tradirli, ma la verità è che è stata Sermin a spifferare tutto ad Emir. Sarà Sevda a rivelare tutta la verità a Zuleyha e la donna sarà una buona consigliera anche per Demir, gli suggerirà di lasciare andare Zuleyha e di divorziare da lei. A Villa Yaman ci saranno grandi momenti di tensione, tutto questo perché Unka rischierà per ben due volte la vita, prima per mano di Yilmaz, poi per Zuleyha. Accadrà ciò perché i due crederanno che sia stata proprio Unka a riferire a Demir della loro fuga, per questo avrebbero voluto farla fuori. Fin da subito Unkar ha aiutato Zuleyha e Yilmaz a scappare insieme da Kukurova. Ma visto come sono andate le cose, i due hanno pensato che li abbia traditi. Zuleyha sarà la più decisa a far fuori Unkar. Quando tornerà in villa andrà in cucina. Prenderà un coltello e andrà alla ricerca della suocera. I dipendenti di casa Yaman, tra cui Ghaffur, Saniye e Gulten, proveranno a fermarla, ma senza successo. Quando Zuleyha la troverà, le dirà che ha fatto l'errore più grande della sua vita fidandosi di lei, visto come l'ha pugnalata alle spalle. La realtà delle cose, però, sarà ben diversa. A scagionare Unka ci penserà Sevda, sarà lei a rivelare a Zuleyha che è stata Sermin a svelare ad Emir della sua fuga con Yilmaz. Successivamente quest'ultimo e Zuleyha avranno modo di vedersi nella piccola villa, il loro piano è fallito e per l'ennesima volta il destino ha impedito loro di essere felici. Yilmaz sarà ancora convinto che sia stata Unka a tradirli, ma la sua amata gli rivelerà che la loro fuga è saltata a causa di Sermin. Demir sarà ancora devastato dal piano di fuga di Zuleyha e Yilmaz, dopo averla fermata. Porterà lei e i bambini a casa di Sevda e sarà proprio lì che esploderà contro la moglie. Sevda interverrà proprio in difesa della giovane e le assicurerà che Demir non le porterà via i figli. Demir proverà a calmarsi e ad andare in cortile. Non sa cosa fare del suo matrimonio. Ma Sevda gli darà un consiglio, non fare a tua moglie quello che tua madre ha fatto a tuo padre, chiedi il divorzio. Lasciala andare. Secondo Sevda quindi, se veramente la ama, non può separarla dai figli e deve lasciarle condividere la vita con chi vuole. Demir prometterà di non fare del male a nessuno e se ne andrà via, senza sapere che la moglie ha sentito tutta la conversazione tra lui e Sevda.